Sabini, perché non si mette la mascherina? Perché per parlare con voi me la tolgo, poi è qua e me la rimetto appena ho finito di parlare con voi. I milanesi sono tutti con la mascherina, vabbè, lei è l'unico. Perfetto, ce l'ho la mascherina. La salute prima di tutto. La salute prima di tutto. Prima di tutto. Non potete pensare di minacciare gli italiani di stare chiusi o sotto ricatto o sotto terrore per altri mesi in base al nulla. Vi dico solo che in Lombardia, negli ultimi due giorni, solo nelle ultime 48 ore, ci sono stati 284 morti. Riaprire tutto quello che si può riaprire. Se non si chiude per un periodo, non si ripartirà mai. Riaprire, rilanciare fabbriche, negozi, musei. Sarebbe un atteggiamento criminale non aver chiuso le zone rosse in Lombardia per tempo come richiesto. Riaprire e tornare a lavorare. Sarebbe un atteggiamento criminale. Riaprire tutto quello che si può riaprire. Quindi causando danni e morti. Fermi tutto. Fermiamo tutto per i giorni necessari. Mettiamo in sicurezza la salute di tutta Italia. Era evidentemente una valutazione scientificamente sbagliata. E se qualcuno tira in campo la salute per fare politica, è un poveretto. È un poveretto. Per me è un poveretto. Spero che al governo non ci sia nessuno che pensi di tornare a richiudere ancora locali, negozi. È un poveretto. È un poveretto. La salute prima di tutto. Prima di tutto. Però non chiusi in casa. Neanche lockdown mirati e specifici per eventuali zone. L'80% dei contagi avviene a casa. E se qualcuno tira in campo la salute per fare politica, è un poveretto. Io mi sono rifiutato di salutare col gomito. Se c'è una legge, la legge vale per tutti. Se uno mi allunga la mano, io commetto reato e gli stringo la mano. Perché io non dico, io al posto di Conte sicuramente avrei avuto meno morti. È una sciocchezza. La salute prima di tutto. Puoi togliere la mascherina se vuoi, se ritieni. Mi piace molto questa mascherina. Se il governo, che ha più informazioni di me, ritiene che la mascherina obbligatoria al chiuso e all'aperto sia utile per fermare il contagio, io mi rifaccio a quello che i tecnici, medici, virologi dicono. Posso togliermi la mascherina mentre parlo? Qua si faceva una foto, guardi qua, era solo per farsi una foto. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No. Se non sta un metro e mezzo, no. La salute questo. Prima di tutto. Prima di tutto. Mi rifiuto di pensare che qualcuno imponga di stare in classe per 4-5 ore a bimbi di 6 e 7 anni con la mascherina che fa male. Con la mascherina che fa male, male, male. Qua c'è in ballo la salute di 60 milioni di italiani. Eccola qua. Bravo. Al ministro della scuola, da genitore, non da senatore, da leader della Lega, da genitore chiedo di assumere insegnanti. Se qualcosa bisogna sospendere, il concorso straordinario per migliaia di insegnanti fissato per metà ottobre è una follia. Rimaniamo al punto. Quindi la mascherina va portata, sì o no? Se il governo mi dice vai a dormire con la mascherina, io vado a dormire con la mascherina perché si vede che hanno delle informazioni scientifiche in base alle quali è giusto dormire con la mascherina. Magari per 15 o 20 giorni di sospendere le attività di volontariato, aiutare il prossimo si può fare in tanti modi, ma metti che tu contagi qualcuno per aiutare il prossimo. E poi io dico una cosa. La mia opinione conta men che zero. Mi autodenuncio. Esiste una legge? Sì. Se la scelta del governo sarà che la vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, non si può uscire di casa? Esiste un protocollo, sì. Neanche per portare una fetta di panettone e un sorriso a chi dorme in strada e ha freddo? Io lo farò lo stesso. Se c'è una legge, la legge vale per tutti. Premiamo le imprese italiane che stanno arrivando. Chi è qua? Ci sono urla dall'altra parte del condominio, però d'altronde sono sul balcone.